Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo mukbang. Allora, ragazzi, ho cambiato la postazione, sto morendo di fame. Ho ripreso anche tutte le domande che mi avete fatto, però prima di iniziare dalle domande, pensate che questo è il mio post workout. Oggi andremo a provare queste qua che voi già starete vedendo perché vi ho fatto la clip, che sono delle protopiadine della Ciao Carb. Allora, sono piccolissime da come avete potuto vedere, infatti sono 50 grammi e per 50 grammi hanno 158 calorie, 8 grammi di grassi, 4 grammi di carboidrati, 13 grammi di fibre e 11 grammi di proteine. Per quanto io non ho fatte due perché io in questo momento sto in definizione, quindi sinceramente no per i carboidrati. Neanche per le calorie, ma più che altro per i grassi, perché se comunque ne facevo due, già se ne andavano i primi 20 grammi, 18 grammi di grassi. E sinceramente anche no, si sa che in definizione le calorie sono, diciamo, rapportate alla nostra persona, ma ovviamente calorie sono inferiori rispetto a un periodo di bulk, quindi a un periodo di massa, lo sapete, ovviamente anche i macros sono pochi. Per quanto riguarda, infatti sono piccoline, per me 8 grammi per questo momento mio, perché sto in definizione, 8 grammi sono un po' eccessivi per 50 grammi di protopiadina. Ovviamente queste sono, ovviamente ognuno in base al suo stile alimentare così acquista e così compra e così si regola. Secondo me, per il mio percorso che sto facendo, per me 8 grammi per 50 grammi, perché comunque è pochissimo, è troppo. Però ovviamente uno una sera, quando non sa che cucinare, non sa cosa mangiarsi, una cosa veloce ci sta. Però per me, in questo momento, tipo, no, ma mi sazieranno perché comunque ci sono tre fettine di petto di pollo con l'insalata, quindi ok. Però pensare di mangiare tipo una di questa con un po' di affettato di tacchino, sinceramente a me non sazia una, quindi lo sapete meglio di me. Però andiamo a sapere, beh, andiamo a provarla e a vedere. Allora, assaggiamo. È molto. Non ha una consistenza di una piadina normale. Sinceramente preferisco la piadina della Pizzarima, sincera. Non mi fa particolarmente impazzire, come, proprio come sapore, come proprio impasto, non mi fa impazzire, sincera. Penso che non la riacquisterò più, sincera, perché non è né buona e ovviamente si può mangiare perché la finirò, però non è quella pedina che ti fa dire oh mio Dio è buonissima, no raga, non è tutta questa bontà, ovviamente la finirò, mangerò pure l'altra in questa settimana, però sinceramente preferisco tipo, ok, hanno valori sicuramente diversi, alzo le mani. E comunque è un prodotto questo qui low carb, ci sta, però sinceramente buona da provarla una volta, ma da non riacquistarla una seconda volta. Da bere provo questa Fanta Zero al limone, ci sta qualcosa di fresco, poi raga fa un caldo che mamma mia non si può proprio stare. Penso di non averla mai assaggiata questa qua. Buona. Allora, rispondiamo ovviamente anche alle domande. Allora, Costanza, un bacione. Ti sarà capitato di vedere il tuo corpo cambiare? Come reagisci? Io ho visto il mio corpo cambiare, cioè io 2 anni fa, il mio corpo sta in continua evoluzione perché il corpo cambia sempre, non è sempre uguale, si va avanti e ovviamente il corpo cambia. Bisogna accettarsi sempre, è l'unico modo per vedere, per stare bene con te stessa e per accettare il tuo cambiamento.
Qualsiasi cambiamento che tu fai per il tuo corpo, per un'esigenza, per una cosa, bisogna accettarla. Ci sta che ci sono periodi in cui ci vediamo bene e periodi in cui ci vediamo male. Capita a tutti, raga. Sfido chiunque a dire no, a me non è mai successo perché è impossibile. Quindi bisogna conviverci, bisogna accettare e bisogna andare avanti. Bisogna sempre, ovviamente, mai cullarsi, ma sempre cercare comunque di migliorare qualcosa che non vi piace, cercare sempre di migliorare, ma senza cadere veramente nell'eccesso, nell'esagerare. Tempo al tempo, io dico sempre tempo al tempo e alla fine arrivo nei risultati. Chiara, un bacione. Ciao Giulia, da piccola hai fatto qualche sport? Quale sport ti piacerebbe fare? Sei stupenda. Allora, sì, ho fatto piscina per un paio di anni. Però mai tipo continui, cioè nel senso facevo sempre 6 mesi, 3 mesi, 4 mesi, ma non mai una cosa continua. Infatti, sinceramente, non sono mai riuscita ad imparare a nuotare al 100%. Sì, so mantenermi a galla, ma se vi dovessi dire che so nuotare, non so nuotare. Adesso da comunque 2 anni a questa parte mi alleno, quindi mi piacerebbe praticare il CrossFit, il powerlifting, mi piacciono proprio come sport. Spero di un giorno di poterli fare, comunque più là poi si vede, non voglio fare progetti. Comunque, raga, ripeto, non è male, almeno si può mangiare. Se volete provarla, io sinceramente ve la consiglio perché i valori sono buoni. Non vi aspettate ovviamente chissà il sapore di cosa, perché alla fine comunque non è male. Però sinceramente è un io. Se volete provarla, sicuramente riuscirete a finirla. Non è quel prodotto che lo buttate perché alla fine è mangiabile. Però sta a voi decidere. Martina è un'altra ragazza. Domanda semplice alla quale mi piacerebbe rispondessi, ma cioè io rispondo sempre a questa domanda. Quanto pesi e quanto sei alta? Allora, io sono alta 1,70 e al momento sono 68 kg. Poi un'altra domanda, quanto pesi? Già l'ho detto. Ormai questa domanda mi viene fatta spesso. Elena, un bacione tesoro. Hai mai discusso pesantemente con i tuoi? Un bacio tesoro, sei sempre la migliore, grazie. Litigato sì, ho discusso sì, ho, ma mai proprio pesantemente, no. Bella domanda. Sandra, un bacio. Quando vai a pranzo, cena fuori, come ti regoli? Allora, raro che vado a cena fuori o a pranzo fuori. Chi mi conosce anche di più su Instagram lo sa. Non sono la tipa che non sono abituata, ma proprio anche perché sinceramente non mi va neanche. Tipo che tutti i sabati o no, tutti i venerdì che esce va a mangiare fuori, va a mangiare qualcosa. No, non lo faccio. Preferisco godermi l'uscita insieme a chi so, però non vado mai a mangiare. Se capita veramente un paio di volte all'anno che vado al ristorante, è assai.
E di solito poi se tu intendi anche cena fuori, tipo anche una cena di famiglia fuori o il pranzo domenicale, io sinceramente come mi regolo? Tipo ti faccio un esempio, questa sera io sto in definizione, ho una festa di compleanno. Io non so mia zia cosa, se cucinerà lei, ordinerà qualcosa, però io ovviamente mi regolerò. Non voglio fare quella persona che si estranea completamente senza toccare niente, perché poi c'è sempre la classica domanda e sinceramente poi personalmente l'ho fatto in passato e non mi va di farlo, perché io non ho una gara da fare, non ho qualsiasi cosa da fare, ci tengo al mio corpo, ci tengo alla mia salute, eccetera. Questo sì, però sinceramente privarmi proprio di una festa di compleanno e non godermi neanche la serata perché non mi entra nei mavero, se perché così e perché con l'io, preferisco recuperare il giorno dopo, stasera, quel che sarà, pollo, pizza o qualche altra cosa, io regolo, che stavo dicendo? Mi regolo in base, sì, se mi voglio regolare in base anche ai miei macros, però faccio attenzione a ciò che mangio. Di solito tipo adesso, cioè tipo da stamattina, adesso ho fatto solo due pasti e sono le 3. Ho fatto comunque solo due pasti, mi sono allenato, ho fatto un allenamento di 2 ore. Cerco sempre di, come avete visto, una fonte proteica a basso contenuto di carboidrati, anche se un post-workout, perché so che comunque stasera io mangerò diversamente rispetto comunque alla mia alimentazione. Mo non so cosa mangerò stasera, vi aggiorno su Instagram, però io mi regolo così io. Quindi io ve lo dico sempre, cercate sempre di non privarvi. Vi esce un pranzo all'improvviso, non andate nel panico, oddio, non mi entro nei macros. Ovviamente il mio discorso è sempre per chi non deve gareggiare, ovviamente chi ha una gara già sa quello che deve fare, la sua preparazione, eccetera. Ma io che sono un essere umano in cui mi piace questo sport, ma non ho niente in questo momento che mi impedisce di farmi una festa di compleanno, io sinceramente me la godo e ovviamente se voglio fare attenzione, faccio attenzione. Tipo, come vi ho detto, che poi vi accennerò anche in un video, io sto facendo definizione, quindi ci sta pure una domanda del genere, però mi regolo in base anche a quante calorie giornaliere brucio, perché comunque io un tot fa bisogno, ma se vedo che io una giornata faccio tantissimi passi e in più mi sono allenata e brucio, mi regolo la giornata. Faccio sempre così, perciò raga, tutti i percorsi sono basati sulla persona. Non troverete mai un percorso uguale ad un altro o le stesse calorie di un altro, o stessi macros di un altro. No, raga. Perché ogni persona è a sé, perciò le diete sono fatte per la persona. Non andate mai a prendere diete di altre persone oppure seguire uno stile di vita oppure alimentare proprio di una persona quello che mangia. Non fatelo mai. Va bene prendere spunto, ma mai proprio copiare. Quindi io penso di essere stata chiara. E ha staccato il video perché si erano scaricate le pile. Comunque, vi stavo dicendo, Noemi, dove metti tutte le cose? I miei tra poco mi sfrattano perché sto occupando tutta casa. Allora, se ti sfrattano, tu me lo dici, mi chiami, ci organizziamo, ci prendiamo una casa e le riempiamo tutte di queste cose. Ma raga, mia mamma, pensate che mi ha dovuto comunque svuotare tipo un mobile, ho tutto dentro, ma ho tutto in questa stanza, ovunque mi giro vedo cose mie, ce l'ho veramente sparse dappertutto, perché comunque essendo che questo diciamo che è il mio lavoro, io devo provare tante cose per darvi tante recensioni, quindi sto piena, veramente sto piena. Poi Letizia, un bacio. Ciao, un cibo di cui non puoi proprio farne a meno, un bacione. Allora, cibo, se dici tipo io la pizza, io la amo troppo, oppure la pasta, tipo che mi manca tanto mangiarmi un bel piatto di pasta come si deve. Infatti spesso nel mio cheat day vedete sempre pasta, pasta, pasta. Poi, Teresa, amore, un bacione. Ti adoro, bella tua bestia. Ciao, ciao. Mamma mia, ti voglio un sacco di bene. Allora, pollo. Melania, quando sarà pronta ci farai vedere la home gym? Sono troppo curiosa, sì, oh. Anche se non vi aspettate chissà cosa, perché ho preso proprio
la base. Quindi spero che però vi piace. Mi manca solo lo specchio e poi ve la faccio vedere. E sicuramente in qualche vlog. Poi andrei in vacanza, se sì, dove? Un bacio, no, non andrò in vacanza quest'anno, a parte che l'estate è quasi finita, quindi bene, manca solo agosto. Poi, Valerio, un bacione. Sei un incanto, tesoro. Cosa pensi del mondo fitness di oggi? Hai qualcuno a cui ti ispiri o che segui? Allora, cosa ne penso? Ma, come sempre, dico, ognuno del suo corpo, della sua vita, fa quello che vuole. Penso che mamma mia, si è fatta sick super tempo. Allora, penso che ho c'è troppo, troppo. Cioè, io a volte apro storie di alcune persone e poi dico, poi le persone mi danno a me della pazza ossessionata che veramente. A volte ci sono veramente tante persone sui social che trasmettono messaggi sbagliati. E che però purtroppo le persone continuano a seguirle perché pensano che tutto quello che dicono sia giusto. Ma quando si impara a conoscere determinate cose, si imparano alcune esperienze, ti rendi conto che le persone che prima ti piacevano del mondo fitness oggi non ti piacciono più. Non farò nomi perché ognuno è libero di fare ciò che vuole. Come io, molte persone a me mi criticano e come io, però sinceramente io non vado sotto al video di quella persona a dire determinate cose perché a me non mi interessa, sinceramente lei lo segui e sta a posto. E sinceramente a volte vedo tante cose sbagliate, però chi lo fa con il cuore, chi sta nel mondo del fitness ci sta col cuore senza pensare a tante altre cose. Si vede e va avanti, questo penso. Hai qualcuno a cui ti ispiri? Sì, oh? Ce ne sono un paio. Allora, e che ovviamente le seguo. Prendo i nomi, raga, perché hanno nomi molto strani, quindi. Poi ovviamente ognuno di loro vi lascio le foto. Allora, la prima che io amo. È stata la prima che ho iniziato a seguire tipo nel 2019 ed è lei che io ho amato e amo alla follia come persona. Purtroppo io quando parla non la capisco perché non è italiana, però raga, da quando ha fatto il programma The Titan Game, non so se l'avete mai visto con The Rock, io mi sono ancora di più innamorata, perciò a volte prima di giudicare una persona conoscete la storia di quella persona, perché io già l'adoravo senza conoscere la sua storia, ma quando ho ascoltato la sua storia io mi sono emozionata da morire. Ho sperato fino alla fine la sua vittoria. Sono arrivata alla fine che io del gioco che io avevo l'ansia, ho detto no, lei non può perdere. Non vi voglio spoilerare niente perché se volete vederlo è brutto che voi poi vi levo la sorpresa. Ma è un gioco bellissimo, io non vedo l'ora che fanno la seconda parte, è un gioco veramente, veramente bello, io l'ho visto in 2 giorni, ma neanche, ma io mi sono completamente innamorata. E sto parlando di Charity Whitty, io spero che si pronuncia così, ma penso di sì, lei è bellissima, è una forza della natura veramente, per il suo trascorso e per la persona che è, a me piace tantissimo, ma la seconda che mi piace tantissimo è Benedetta Squillante, cioè l'ammiro tanto. La terza persona che mi piace molto è Ida Bergfot, raga, non so come si pronuncia i cognomi. E poi l'ultima che anche mi piace, però bellissima anche lei, ma preferisco tra tutte Charity e Benedetta Squillante. Poi anche le altre mi piacciono lo stesso. Ed è Kyla Rossi. YouTube, anche lei è molto bella, solo che a me tra tutte è Charity. Charity mi piace tantissimo. Quindi vado avanti dopo il mio. Mi stavo emozionando, ma perché io l'adoro troppo. Vedete quel, vedetevelo, lo trovate su Netflix. Bello, io mi sono innamorata.
Poi, Leo, se dovessi partecipare ad un reality, quale ti piacerebbe? Io, visto le tue ricette, ti vedrei a MasterChef. Ma sì, io però avrei l'ansia, ve lo giuro. Io in cucina ho l'ansia. Ogni volta che devo cucinare qualcosa, ma pure tipo a farvi video, a me sale un'ansia assurda quando mi devo mettere a cucinare. Quindi, farei. Farei the Titan Game, io penso che si dice così, sì, the Titan Game, però in Italia. Io ci andrei tra un paio di anni, su. Mi piace tanto, veramente è un gioco in cui ti giochi tutto, cioè veramente lì sei in ballo forza, eccetera. Mamma mia, raga. Bello. Marti. Un bacione anche a te. Hai mai pensato a una collaborazione con Prozis? All'inizio sì, io, ma sinceramente adesso non più. Ma principalmente perché tra poco è quasi un anno che collaboro con il supplement il 15 agosto. No, il 15 agosto, il 14 agosto ho ricevuto l'email di conferma e io sinceramente con loro mi trovo. Bene, Giulia, con loro mi trovo benissimo, quindi mi trovo davvero bene con lo supplement. Poi è un sito che rivende tanti marchi e mi dà la possibilità di provare tanti prodotti nuovi, quindi. Quando farai la 10.000 calorie challenge, allora raga, ve lo prometto che a fine estate, per fine estate uscirà, tranquillo, uscirà, ma adesso no. Per fine estate sì, ma adesso vorrei tanto perdere 5 kg. Non riesco a capire il tuo nome perché c'ha solo il nickname, un bacione. Vorrei tanto perdere 5 kg. Molte applicazioni dicono che dovrei stare sulle 1400 calorie. Ma mi sembrano tante, solo che l'anno scorso, stando sulle 1100, ho avuto dei problemi. Mi piacerebbe avere un tuo consiglio, mi stai un sacco simpatica. Grazie, tesoro. Allora, non ti fidare delle applicazioni, perché le applicazioni come Google hanno sempre un calcolo approssimativo. Tu metti i tuoi dati e loro ti fanno un calcolo approssimativo, ma come sto dicendo, è un calcolo approssimativo. Come scritto tuo, l'anno scorso, stando sulle 1100, ho avuto problemi. Questo causa quando si sta troppo passo, ma non so cosa, che problemi ha avuto, però quando si sta comunque sulle 1100 calorie e comunque si sa, se sei una persona attiva o che ti alleni, 1100 calorie, raga, sono pochissime. Sono pochissime 1100 calorie, perché considerando che io ti alleni, ti faccio un esempio, io ti sto parlando così perché l'ho vissuto proprio sulla mia pelle. Tu stai sulle 1100 e già ti alleni e bruci anche quelle 200 calorie, tu arrivi a 900 calorie giornaliere. Ok, che non si sottraggono mai, però se tu lo fai sempre, puoi cadere in una perdita del ciclo, uno stallo del peso, rallentamento del metabolismo e così via. Perciò, se tu vuoi perdere peso, il mio consiglio più grande è quello di è quello di affidarti a un nutrizionista, uno specialista. Molto spesso anche loro si possono sbagliare, perché siamo sotto il cielo, tutti sbagliano, però sicuramente a fare da teo, io ti consiglio non fare da teo, ma vai da una persona competente, perché dopo se ne va della tua salute. Meglio spendere qualcosina in più ogni mese e mai che poi cadere in una cosa più pesante di te. Io la penso così. Io te lo dico proprio con il cuore in mano perché ho sbagliato tante volte. Ho sbagliato tante volte. Quindi il mio consiglio che posso darti è questo: affidati ad una persona competente. Poi, Franci, hai già trovato un ipotetico lavoro o stai cercando ancora? Ti adoro. Allora, io sto cercando lavoro, cioè
Riformulo. Io in questo periodo ho deciso di non cercare lavoro, ma per il semplice motivo che io, per il momento, in quest'estate, è stato un periodo molto di confusione per me, oh? È stato un periodo di decisione per me molto importante, che poi ve ne parlerò. Vi parlerò se tutto va bene, tutto va in porto, come la vita veramente può cambiare da un momento all'altro. E quindi perciò molto spesso dico, io mi sto costruendo il mio futuro. Spesso viene detta questa cosa, vabbè, che stai facendo? Ma si costruisce il futuro anche al di fuori dai social e tutto. Poi ve ne parlerò come sempre. Quindi io inizierò a cercare lavoro, ma un lavoro molto, come lo dico io, un lavoro scemo, va? Che poi tanto scemo non è perché mi porterebbe del tempo, però giusto un lavoro extra a quello che sto facendo, che mi permette di fare altre cose e investire sul mio futuro e su di mio. Quindi da settembre, cioè a fine agosto, inizierò a mandare i curriculum, ho già un'idea da dove mandarli, poi aggiorno. Quindi da settembre inizierò, se tutto va bene, io lo spero perché sono una persona che ha sempre lavorato e ama lavorare, non mi tiro mai indietro a niente, chi mi conosce lo sa. E quindi niente, io incrocio le dita e lo spero. Poi rispondo giusto ad altre domande, poi mi fermo perché altrimenti questo video verrà super lungo. Hai ancora intenzione di tatuarti il quadrifoglio? Un bacio. Ni perché non lo so. Per il momento niente tatuaggi, poi più là si vedrà. Ma tu e tua sorella Francesca siete nate nello stesso giorno? No, raga, non siamo nate nello stesso giorno. Lei è nata il 25 settembre del 99 e io sono nata il 26 settembre del 2001. Quindi, no. Quindi niente, raga, le altre domande penso che le aggiungerò ad un altro video mukbang perché ce ne stavano altre. Mi sono soffermata su alcune proprio perché volevo rispondere e dirvi quello che penso, e io cerco sempre nei miei video, e chi mi segue da tanto tempo lo sa, di diffondere un messaggio quanto più positivo è possibile e di tranquillizzarvi un po' su tutto. E perciò io dico sempre: fatevi seguire da una persona competente, perché veramente basta un minimo sbaglio e vi ritrovate veramente a capofitto. Così alimentazione e così con tutto. Non fate mai le cose da voi. Tu dici sì, ce lo stai dicendo proprio tu che hai fatto, che hai sbagliato e non ti sei mai fatto seguire da nessuna. È proprio per questo motivo, raga, che l'ho vissuto sulla mia pelle, vi posso dire, non fate da voi. Perché io l'ho fatto, mi sono rovinato con le mie mani, però grazie a quello che ho fatto, cioè grazie a un parolone, però per quello che ho fatto mi sono resa conto e mi ha portato a capire chi sono io, chi sono veramente io, cosa volevo fare, mi ha aperto delle strade la vecchia me. E poi mi sono sempre informata sulle cose, dopo, ovviamente sempre dopo si fanno le cose, sulle cose mi sono informata, ho iniziato a studiare, sto studiando. E niente, quindi questo è il messaggio che io vi do sempre, sempre e ve lo darò sempre. Per qualsiasi cosa sapete che mi potete scrivere su Instagram e io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!